Sì, Presidente, grazie. A me, da senatore rappresentante di una delle regioni più colpite in assoluto, che da sola ha il doppio dei danni delle altre tre regioni messe insieme, da amico e parente di terremotati, da proprietario di una casa che è ancora in zona rossa, avrei apprezzato più di chiunque altro che l'entusiasmo del collega Mirabelli fosse fondato, che quanto ha poc'anzi detto avesse trovato riscontro nella realtà. Purtroppo non riesco a dichiararmi altrettanto soddisfatto, sia per quello che c'è nel decreto e anche e soprattutto per quello che non c'è nel decreto. Poi è vero che noi alla Camera, noi intendo come gruppo Lega, non abbiamo espresso un voto contrario, ma anzi ci siamo astenuti. Ma questo è stato determinato dal fatto che anche ci fosse stato un solo comma di un solo articolo favorevole alle popolazioni terremotate, il nostro senso di responsabilità ci avrebbe impedito di pronunciarci contro. Quindi vorrei che questo fatto vero, di cui rivendichiamo la natura positiva e propositiva, non venga strumentalizzato per sostenere una tesi che non ha nessun riscontro nella pratica. E tutto quello che ho appena evidenziato lo abbiamo potuto riscontrare anche nelle audizioni che si sono tenute sia alla Camera che qui al Senato. Qui al Senato in numero limitato, ma per importanza, per qualità delle stesse e soprattutto per le problematiche che sono state evidenziate, non meno importanti di quelle alla Camera. Tra chi abbiamo audito ci sono le professioni tecniche e riporto subito una dichiarazione dell'ingegner Conti, che si è dichiarato particolarmente insoddisfatto di questo decreto per tutte le problematiche che non ha risolto, ma anche per qualche problematica nuova che ha creato. In sintonia con l'ingegner Conti, seppur separatamente da lui, il sindaco di Norcia, coordinatore dei sindaci del cratere per l'ANCI, ha dichiarato la stessa insoddisfazione, sia appunto per quanto contenuto nel decreto, ad esempio programmi straordinari di ricostruzione che a suo dire peggiorano la situazione attuale, ma tesi poi ribadita in termini diversi ma con la stessa sostanza anche dall'ingegner Spuri, responsabile dell'ufficio speciale ricostruzione per la regione Marche, ma anche per quanto non è disciplinato, quindi di nuovo per quello che manca. Nello specifico tutti hanno evidenziato l'impossibilità di modificare le sagome degli edifici da ricostruire. Questa è una problematica che ha due conseguenze, una sostanziale per il fatto che comunque non andando a modificare la sagoma si rischia di dover ricostruire con problematiche legate appunto a tipologie di edificio che in questo momento non sarebbero più autorizzabili, sia perché non consentendo la modifica della sagoma, errori, quelli che spesso venivano definiti ecomostri, che per fortuna nelle nostre zone sono numericamente molto limitati, ma comunque quelle fattispecie realizzate in anni 70, anni in cui evidentemente c'era meno sensibilità rispetto a quella che c'è adesso, dovrebbero essere ricostruiti identici a come erano prima. Ed è evidente che questo è un assurdo. Spendiamo soldi pubblici e anziché migliorare l'esistente, anziché migliorare la qualità architettonica dell'edificato, anziché renderlo più coerente con aree di alto pregio, non dimentichiamo che molti di questi comuni sono in parchi nazionali, sono riconosciuti come borghi più belli d'Italia, come bandiere arancione del Touring Club, che comunque hanno un pregio insito nel fatto di essere spesso medievali, e noi queste situazioni di spregio che avremmo potuto risolvere appunto ricostruendo, e ricordo che spesso si tratta di edifici che addirittura sono stati demoliti, invece li facciamo rifare come erano. Sempre in tema di problemi non risolti, evidenzio tre tipologie di problematiche diverse che però nella ricostruzione avranno pari rilevanza. Quella degli edifici collabenti, per cui si crea addirittura il paradosso che fuori dal cratere si può intervenire, all'interno al cratere no. Quella delle pertinenze, che inspiegabilmente non sono finanziate, non riesco a capire perché, se io ho costruito un garage separato dall'abitazione principale ed è stato danneggiato al terremoto, io non lo possa ricostruire. E quello degli edifici danneggiati dal sisma del 97, per cui c'è ancora una graduatoria di ammissibilità a finanziamento, graduatoria quindi evidentemente non esaurita,
per cui il terremoto, lo sciame sismico del 2016 ha aggravato la situazione, ma noi non consentiamo l'ammissibilità a finanziamento. Un ulteriore problema contenuto nel decreto è quello relativo all'esproprio delle aree SAE. Le aree SAE sono state realizzate in emergenza con l'obiettivo poi di ripristinare lo stato dei luoghi una volta finita l'emergenza, ed è per questo che si è proceduto non con esproprio ma con occupazione. Trasferire adesso la proprietà delle aree SAE e quindi delle SAE su di esse realizzate ai comuni significa caricare i comuni di un onere che sarà impossibile fronteggiare. Quindi il governo con questo provvedimento si toglie un problema per passarlo sulle spalle dei comuni, e non è la prima volta che si opera in tal senso, perché l'ultima ordinanza di protezione civile relativa ai terremotati, la 961, che va a disciplinare il CAS, praticamente fa la stessa identica cosa. Il governo si toglie l'onere parzialmente o per intero del CAS e lo carica per intero sulle spalle dei terremotati, ma di questo dirò meglio dopo. Il responsabile dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, appunto l'ingegner Spuri, evidenzia che questo decreto crea problemi sia per le opere pubbliche che per l'edilizia privata che per il personale. Ci ha fornito un dato che secondo me è molto significativo di come si stia procedendo male riguardo la ricostruzione. Al momento sono state ultimate solo 75 opere pubbliche che per valore rappresentano l'1% del totale. L'1% del totale in più di 3 anni, quelli che avrebbero dovuto essere quelli che davano l'impostazione al terremoto, quelli dove c'era più voglia di fare, più voglia di fare presto e bene, dove si doveva essere tutti più stimolati ad accelerare i tempi, si è realizzato solo l'1% delle opere pubbliche. Ha evidenziato un ulteriore dato: per realizzare un'opera pubblica da 1 milione di euro ci vogliono 4 anni. 4 anni per un'opera pubblica banale, se consideriamo che ci saranno interventi anche da alcune decine milioni di euro. Altri problemi che o sono stati creati o non sono stati risolti: quelli relativi a responsabili unici dei procedimenti. 20 anni fa, per la gestione del terremoto di Marche e Umbria del 1997, si consentì di poter individuare come responsabile del procedimento un tecnico esterno, assunto magari a tempo determinato o addirittura con una convenzione. Questo appunto perché, essendo comuni molto piccoli che non hanno in pianta organica un numero sufficiente di tecnici per le tante opere che dovranno essere realizzate, all'epoca il problema si è risolto appunto utilizzando un po' di buonsenso. Buonsenso che evidentemente manca oggi, perché oggi è prevalente quello che dice l'ANAC, è prevalente soddisfare obiettivi che nulla hanno a che vedere con la ricostruzione, e quindi in attuazione appunto di quanto previsto per l'ANAC ancora non è possibile nominare un responsabile del procedimento esterno. Ho detto prima che in questo decreto sono contenuti dei paradossi. Ne evidenzio uno: Resto al Sud, misura che evidentemente apprezziamo, non sappiamo concretamente quali effetti potrà portare, però come dicevo prima tutto quello che potrebbe migliorare la situazione è il benvenuto, e quindi benvenuta anche alla misura Resto al Sud. Si è deciso che, in deroga ai criteri della misura stessa, per i comuni più danneggiati si possano prevedere appunto anche deroghe ai limiti di età, e poi per stabilire quali sono i comuni più danneggiati si fa ricorso ad un criterio, cioè quelle delle schede AEDES con esito E, che in qualche caso nei comuni più danneggiati invece potrebbe avere un minor riscontro, perché visto il grandissimo numero di edifici danneggiati appunto nei comuni distrutti, all'inizio si optò per una procedura diversa e anziché realizzare la scheda AEDES si procedette realizzando una scheda FAST che aveva come possibile esito solo l'utilizzabilità o la non utilizzabilità degli edifici. Ulteriore paradosso sta nel fatto poi che sì, c'è stata una scadenza, nel frattempo è stata introdotta nel frattempo una scadenza per la presentazione delle schede AEDES, ma nei comuni più danneggiati si è derogata alla possibilità di presentare questa scheda, concedendo ai proprietari la facoltà di depositare appunto la scheda AEDES alla presentazione del progetto. I comuni danneggiati hanno avuto molte aree perimetrate,
Queste aree perimetrate dovranno essere ricostruite previa predisposizione di un piano attuativo. Credo, se ricordo bene, che solo 4 piani attuativi hanno avviato l'iter di progettazione. Le decine e decine di piani attuativi delle zone distrutte dal terremoto ancora non hanno avviato l'iter della progettazione del piano attuativo. Quindi a maggior ragione, concludo Presidente, a maggior ragione non possono avere l'esito E. Quindi anche quello che poteva andar bene del decreto non si è saputo fare, come le notifiche ai comproprietari. Nelle nostre realtà montane molto spesso non ci sono state le successioni e quindi capita che un'unica unità immobiliare sia in comproprietà anche con 30 soggetti diversi. Prevedere la possibilità di iniziare l'intervento senza coinvolgerli tutti è stata un'ottima scelta che ho condiviso e che avevamo proposto anche noi, ma obbligare la notifica tramite raccomandato, tramite PEC a tutti i comproprietari quando spesso sono impossibili da raggiungere significa privare d'efficacia una delle poche cose utili contenute in questo decreto. Ovviamente c'è molto altro, ma che verrà sviscerato nella discussione, quindi ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie, senatore.